Raiola, settima vittoria consecutiva domenica scorsa contro Senigallia, adesso c'è il derby contro Giulianova, si anticipa sabato Giulianova che non è uscita bene bene domenica scorsa dall'altro derby, quello con Chieti. Sì, derby importantissimo. Giuliano non è uscita bene, però ha due infortunati importanti come Ferraro e Angelucci. Quindi giocare a Chieti senza due pedine del genere sicuramente non è facile. Quindi vediamo se recupereranno o meno per la partita con noi. Ma noi comunque dobbiamo pensare a noi stessi, preparare la partita sulle nostre caratteristiche, sulle caratteristiche degli avversari e andare lì e fare una buona prestazione come sempre. Stefano, io ti rifaccio la stessa domanda che ti ho fatto anche qualche settimana fa. La sensazione è che questa squadra di più non possa fare, quindi ti faccio i complimenti perché state facendo un lavoro strepitoso. Di più, no, secondo me può fare di più perché anche nella partita che abbiamo fatto in casa con Senigallia, ogni tanto abbiamo tenuto un pochino la palla troppo ferma quando potevamo essere un pochino più dinamici sulla loro contenimento difensivo, nel senso che ci tagliavano i blow, i pick and roll, eccetera, però noi siamo stati un pochino troppo con la palla ferma. Giocatori che sanno essere dinamici, possono creare gioco meglio di come abbiamo fatto in maniera statica in quei frangenti della partita, però dopo comunque abbiamo fatto bene, secondo me la squadra può fare tanto perché è una squadra che fa 7 vittorie consecutive, ha perso una partita a San Severo giocandosela e ha perso a Chieti facendo un bruttissimo secondo tempo, però il primo tempo abbiamo fatto la nostra parte, penso che sia una squadra che può competere sicuramente con tutte le squadre di questo girone, insomma.